Cari allievi, buongiorno a tutti, spero stiate bene, penso di sì, ho sentito alcuni di voi al telefono. Allora vi lascio questo messaggio video per assegnarvi un compito. L'ho detto ad alcuni di voi, è un compito un po' particolare. Vi chiedo di recuperare il racconto che avete scritto tra settembre e ottobre nell'ambito del progetto Voci della Memoria. Il testo che è partito da un'intervista, vi ricordate, ai vostri genitori, mamma, papà, nonno, conoscenti, vicini di casa, e che poi è stato trasformato, l'intervista è stata trasformata in una storia. Quella storia vi chiedo di leggerla ad alta voce, registrando l'audio, e l'audio sarà pubblicato proprio su Moodle. Quindi dovete pubblicare questo audio su Moodle con la vostra voce che legge quel racconto. Dopo aver svolto questo compito, dovete produrre delle immagini che siano relative al racconto. Possono essere delle fotografie di oggetti presenti nella storia, oppure dei disegni, oppure delle immagini simboliche che sono in un qualche modo legate alla storia che voi leggerete. Cosa farò io di tutti? Anche queste immagini, tra l'altro, saranno da pubblicare su Moodle. Che cosa farò io con tutto questo materiale? Voglio costruire un coro delle vostre voci, le voci della memoria da voi rese nelle storie, diventeranno un video corale, quindi con diverse storie, con le vostre immagini che avrete pensato voi. Per svolgere questo compito io vi lascerò una decina di giorni, e una cosa che vi chiedo è una cosa per la quale dovete lavorare, penso, parecchio. Voilà, questo è il compito. Un caro saluto a tutti. Ve l'ho detto che la scuola mi manca, mi mancate anche voi, mi manca l'aula, tutto quello che è il contatto vivo con gli adolescenti, con i giovani, con i ragazzi, con le aule, con le lavagne, i gessi, anche con le lavagne elettroniche. Ciao, state bene!